Prepariamo le zucchine al forno con prosciutto e scamorza. Semplicissime da preparare e golosissime. Tagliamo le zucchine a rondelle molto sottili. Trasferiamole in una ciotola, condiamole con un pizzico di sale, il pan grattato, il formaggio grattugiato e un po' d'olio. Amalgamiamo bene il tutto in modo da far aderire la panatura. Trasferiamo metà delle zucchine in una teglia lucidata con un filo d'olio e livelliamole per formare il primo strato. Aggiungiamo le fette di prosciutto cotto e poi le fette di scamorza affumicata, dovranno essere molto sottili. Ricopriamo con le restanti zucchine, livelliamole accuratamente e pressiamo con le mani. Cospargiamole con un po' di pan grattato, lucidiamole con un filo d'olio e cuociamole in forno a 180 gradi per circa 35-40 minuti e fino a quando non si sarà formata una deliziosa crosticina dorata. Prepariamo il carpaccio di zucchine, fresco, leggero e super goloso. Con un pelapatate o con una mandolina tagliamo le zucchine a fette molto sottili. Mettiamole a bagno in acqua e ghiaccio per circa 15 minuti. Servirà a renderle croccanti. Tostiamo le scaglie di mandorle fino a renderle dorate. Mettiamo a scolare le zucchine e poi asciughiamole con un canovaccio. Uniamo succo di limone, olio e un cucchiaio d'acqua. Montiamo il tutto con una forchetta per ottenere un'emulsione. Condiamo le zucchine con l'emulsione e un pizzico di sale. Amalgamiamo bene il tutto in modo da condirle perfettamente. Condiamole con un altro pizzico di sale. Aggiungiamo le scaglie di parmigiano, le mandorle tostate, qualche fogliolina di menta spezzettata con le mani, qualche filo di glassa di aceto balsamico e la scorza grattugiata di un limone. Il carpaccio di zucchine è pronto, sarà amore al primo assaggio. Involtini di zucchine e salmone affumicato. Preparate le bollicine perché saranno l'aperitivo perfetto. Uniamo la robiola, un po' di menta e la scorza grattugiata di un limone. Mischiamo bene il tutto e la crema di formaggio è pronta. Dopo aver grigliato le zucchine tagliate a fette sottili, lucidiamole con un goccino di olio. Farciamole con una striscia di salmone affumicato e con la crema di robiola. Arrotoliamo per formare il nostro involtino. La robiola sulla chiusura farà da collante. Proseguiamo in questo modo per tutte le restanti zucchine. Infine impreziosiamo i roll con delle bacche di pepe rosa e con qualche scaglia di mandorla tostata. Golosi e sfiziosi saranno una gioia per il palato. Prepariamo gli involtini di zucchine gratinati, filanti, saporiti e con una irresistibile crosticina dorata. Tagliamo le zucchine a fette sottili e grigliamole. Tagliamo le sottilette a striscioline, uniamo la farina di mais ed il formaggio grattugiato. Passiamo le zucchine negli albumi leggermente sbattuti e poi nella farina di mais. Farciamole con le striscioline di sottiletta e aggiungiamo anche qualche fogliolina di menta. Arrotoliamo le fette di zucchine in modo da formare un involtino. Uniamo due spiedini ed infilziamo gli involtini di zucchine partendo dalla parte della chiusura. Condiamoli con un po' d'olio e con un pizzico di sale. Cuociamoli in forno a 200 gradi per circa 10-15 minuti. Abbondate quelle quantità perché sono favolosi. Prepariamo le crostatine di zucchine e salmone affumicato. Grattugiamo le zucchine, strizziamole molto attentamente dall'acqua in eccesso. Aggiungiamo quindi le uova, un po' di formaggio grattugiato, un pizzico di sale e di pepe ed amalgamiamo bene il tutto. Irroriamo con un po' d'olio il fondo dello stampo e trasferiamo all'interno un po' del composto di zucchine formando con le mani una crostatina. Cuociamo in forno a 180 gradi per circa 20 minuti. In una ciotola uniamo il prezzemolo tritato, la ricotta, il formaggio spalmabile, un po' di scorza di limone, sale e pepe. Amalgamiamo bene il tutto. Una volta raffreddate, eliminiamo le crostatine dallo stampo e farciamole con la crema di formaggi. Aggiungiamo anche il salmone affumicato tagliato a striscioline che andremo poi ad arrotolare per formare delle roselline. Completiamo aggiungendo un po' di bacche di pepe rosa, un po' di scorza di limone e un altro pochino di prezzemolo.
Le crostatine sono pronte e renderanno speciale l'ora dell'aperitivo.